Ok, allora gli inconvenienti della dieta. Ma va bene, eh, andiamo la prima progetto Spazio alla Conoscenza, con eh, un, um, un secondo evento del eh, dell della Fonte della Valle d'Aosta con il ricercatorio. Il, il ricercatore eh, Stefano Sartoro. Stefano Sartor praticamente è un laureato in informatica all'Università di Udine e si occupa di movimentazione e puntamento dei telescopi. E ringraziamo ovviamente anche Andrea Bernardozzi e la giornalista scientifica Letizia Davoli per la loro presenza e il loro supporto al progetto. E prima di dare la parola a Stefano Sartor vorrei salutare anche. Eh, un istituto tecnico di Verbania che ci segue e eh, che praticamente ehm, han, trova un interesse eh, queste attività che svolgiamo. E salutiamo il professor Bergamas Andrea dell'Istituto Lorenzo dell Bianchi di Verbania e anche la figlia Marianna, che è appassionata di astronomia Ecco che adesso possiamo dare la parola a Stefano, o prima ad Andrea così. Sì, prendo io prendo sì. la parola. Eh, intanto mi presento, sono Andrea Bernagozzi, ricercatore all'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Ringrazio tutti i responsabili di questa iniziativa Spazio della conoscenza 3.0 per averci invitato a partecipare e per darci questa possibilità appunto di eh, spiegare qual è il nostro lavoro, che cos'è il lavoro della ricerca scientifica. Come lo svolgiamo a Sembra Telemi e come si vedrà nel corso di questo intervento, non solo in Valle d'Aosta, ma anche eh, dall'altra parte del mondo. Ecco eh, l'osservatorio astronomico della regione autonoma Valle d'Aosta, come si vede nella slide che stiamo appunto proiettando. È, questa è la struttura del nostro osservatorio astronomico, è un centro di ricerca e cultura scientifica che dipende da una fondazione che si chiama Fondazione Clemant Filietro Onlus che gestisce questo osservatorio astronomico con la grande cupola bianca al centro che contiene il nostro telescopio principale e altri telescopi posizionati sulle terrazze laterali e altri strumenti che noi utilizziamo per le nostre attività ma anche il planetario che si trova appunto vicino al nostro osservatorio e una serie di laboratori che in questo momento non possiamo offrire alle scuole per ovvi motivi che è inutile stare a ripetere ma che appena possibile appena si potrà farlo in sicurezza torneranno a essere accessibili a chi avrà voglia di venirci a trovare a Sembartelemi appunto in Valle d'Aosta nella frazione montana eh, di Lignan del comune di Nus il nostro appunto è un centro che si occupa nel suo piccolo di ricerca scientifica è un osservatorio astronomico regionale noi dipendiamo dagli enti locali la regione autonoma Valle d'Aosta l'Unité del Comune Valdotem-Montemiglio, se il comune di UNUS, eh, quindi non facciamo parte dell'Istituto Nazionale di Astrofisica come amministrazione, però i singoli membri del nostro staff, come per esempio il sottoscritto e il collega Stefano Sartor che parlerà dopo, siamo associati all'Istituto Nazionale di Astrofisica, che è l'ente che gestisce le attività che riguardano l'astronomia e l'astrofisica, come suggerisce il nome per il nostro Paese. Eh, nel nostro piccolo, dicevo, eh, perché siamo un piccolo osservatorio della più piccola regione d'Italia, ci occupiamo di ricerca scientifica in ambiti che variano dallo studio del sistema solare a quello delle stelle della Via Lattea, a quello delle galassie lontane e così via. Applichiamo poi eh, queste conoscenze anche in altri contesti. Per realizzare le nostre ricerche scientifiche dobbiamo sviluppare delle tecnologie, sia hardware che software, che una volta realizzate possono essere poi eh, calate anche in altri contesti che magari con l'astronomia non hanno nulla a che fare. Eh, quando si, si riesce a realizzare qualcosa che funziona, beh, può darsi che possa funzionare anche per qualcos'altro. Quindi, per esempio, eh, uno strumento dedicato allo studio delle stelle può essere magari utilizzato anche per studiare, per esempio, le cellule umane in ambito biomedicale, per fare così un esempio. Questo processo si chiama trasferimento tecnologico. Queste tecnologie non sarebbero state inventate se non ci fosse stato un problema di natura scientifica da risolvere, come è fatta quella stella lontana, per esempio, ma una volta individuata la soluzione, ecco che può essere applicata anche in altri contesti. E poi, ovviamente, ci occupiamo di didattica e divulgazione, perché quelle conoscenze che noi sviluppiamo grazie appunto alla nostra attività di ricerca originale a Sembar Telemi nell'ambito di collaborazioni nazionali e internazionali, beh, diventano conoscenze da trasmettere alle scuole nelle attività di didattica e alla divulgazione, al pubblico, chiedo scusa, nell'attività di divulgazione. In questo momento online e speriamo presto anche in presenza tornando ad accogliere persone a San Bartholomew. Per realizzare tutte queste attività abbiamo bisogno di collaborazioni con altri istituti e anche di trovare le risorse, legarsi i fondi, il sostegno per poter appunto compiere i nostri studi. In particolare l'argomento di cui si tratterà quest'oggi. Eh, eh, che presenterà dopo il collega Stefano Sartor, è un progetto che si svolge molto, molto lontano da Saint Barthélemy e anche a Saint Barthélemy. Eh, il tema per chi non, non, non lo sa, non, non, lo, non lo rivelo subito, lo lascio l'onere al collega Stefano, e però è un progetto che viene realizzato grazie al sostegno di vari enti, fra cui anche la fondazione CRT, Cassa di Risparmio di Torino, che sostiene non solo l'attività di ricerca in sé e di sviluppo tecnologico, ma anche proprio le attività collegate di didattica e divulgazione, cioè di disseminazione e di valorizzazione dei risultati ottenuti in questo contesto. Quindi eh, ringraziamo chi ci ha invitato, l'Istituto Ciampini Boccardo per Spazio e Conoscenza 3.0, eh, e anche chi ci permette di avere qualche conoscenza da, da poter eh, disseminare, da poter illustrare, come per esempio i nostri soci fondatori citati prima: Regione Autonoma Valdosta, Unite de Comun Valdotè e Monte se il Comune di Nus, e in, caso, in questo caso specifico la Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Teoria. Con questa. Breve introduzione che spero non abbia annoiato nessuno dei presenti. Posso passare la parola appunto al collega Stefano Sartor. Io, nel frattempo, ringrazio ancora tutti e vi saluto perché per motivi e impegni di lavoro adesso vi, vi seguirò in remoto, non, non sarò connesso con voi. Quindi, grazie a tutti e buon spazio alla Conoscenza 3.0. Prima di iniziare devo avvisare i nostri studenti, per il terzo anno consecutivo incominciamo eh, con eh, l'argomento eh, che adesso tratterà, non proprio l'argomento ma il luogo, eh, perché per il terzo anno consecutivo parliamo di eh, Ant Antartide e eh, sia nel 2018 che nel 2019 abbiamo fatto sempre il collegamento con la base eh, Concordia in Antartide e allora eh, il mese di gennaio è dedicato, sembrerebbe, all'Antartide, Antartide così è eh, una curiosità ok, lascio la parola a Stefano grazie, mi aggiungo anch'io ai ringraziamenti di, di Andrea Bernagozzi ringrazio l'istituto Ciampini Boccardo e al progetto Spazio Conoscenza 3.0 per avermi dato questa occasione di, di presentare un po' qual è, qual è stata la mia avventura e qual è stato anche il mio lavoro di ricerca. Eh, qua vedete già nella prima slide eh, la mia foto, la, il mio bel faccino felice perché eh, lo strumento che ho, che ho accanto è, è stata una sfida nella sfida eh, riuscire a portarlo appunto eh, dentro, dentro lo shelter e quindi a, a smontarlo. Eh, vedete che ho questa quello che sembra una tuta spaziale eh, e tra poco vedremo a cosa mi serve eh, partiamo dall'inizio l'addestramento dall ben prima di andare in Antartide il personale soprattutto novizio quindi eh, che si approccia a, a questa esperienza per la prima volta deve affrontare un, eh, un cospicuo addestramento sia per quanto riguarda eh, lo stato psicofisico ma anche per quanto riguarda le conoscenze innanzitutto si inizia con una, un check up fisico e psicologico completo eh, che viene effettuato negli istituti di medicina militare ce ne sono due in Italia abilitati e convenzionati con, con l'ENEA l'ente che gestisce le, le spedizioni in Antartide uno si trova a Milano l'altro si trova a Roma eh, una volta effettuate il il cap completo del, del corpo diciamo eh, quindi si attesta che eh, il candidato sia in, sia in ottima salute eh, non deve avere neanche una carie deve avere eh, insomma nessun problema respiratorio cardiaco e si passa all'addestramento eh, vero e proprio che consiste di due settimane la prima settimana viene svolto presso il centro di ricerche dell'Enea Brasimone, qui ne vedete una prima foto, il centro di ricerca dell'Enea si trova nell'Appennino Tosco Emiliano, eh, in, in mezzo ai colli appunto, qui vedete un laghetto, vedete che c'è un, un natante, un, un gommone, perché tra, i vari, eh, tra le varie competenze che dobbiamo avere è anche, eh, ci sono anche quelle di eh, guida dei natanti, questo perché? Eh, in queste due settimane si cerca di preparare eh, il personale ad affrontare in maniera eh, sicura ogni, ogni evenienza, ogni emergenza. Quindi mh, è vero che la base dove vado eh, di solito io a, co a compiere il mio lavoro si trova nell'entroterra, però mi trovo sempre comunque ad arrivare sulla costa antartica. e Possono esserci momen momenti di emergenza in cui... Potrei eh, essere costretto a prendere in mano un gommone, per esempio, per andare a salvare qualcuno. Un altro problema molto importante, molto sentito in Antartide: sembra assurdo, ma è il fuoco. Eh, pensate, solo se scoppia un incendio dentro la base, eh, va a fuoco: la, brasi, la base brucia completamente. Ci troviamo fuori al freddo, a meno 30, meno 40 gradi sotto zero, e gli aiuti arrivano come minimo dopo sei ore. Ecco che. Dopo sei ore l'aereo eh, può mh, direttamente prendere dei sacchi neri e, e portarci a casa in, in quella maniera. Eh, quindi, la, la, anche questa parte del, dell'addestramento è qui. Impariamo a gestire eh, le situazioni di emergenza senza cadere nel panico. Per questo è fondamentale. Dobbiamo essere eh, sempre lucidi, sempre essere in grado di. Eh, misurare il rischio e di prendere la decisione non basata eh, sulla paura e sul panico, ma basata sulla logica e sul ragionamento. Questo eh, è fondamentale per eh, gestire eh, in sicurezza anche eh, situazioni di emergenza. Qui, eh, vedete me mentre mi arrampico? Perché ci sono parti dell'Antartide eh, che hanno, hanno delle montagne, sono delle catene montuose delle, delle Alpi Antartiche. Eh, dove eh, potrebbe essere necessario arrampicarsi o pensate solo se, eh, se c'è la necessità di soccorrere una persona che è caduta in un crepaccio, questo può, può verificarsi soprattutto nella costa, eh, bisogna essere addestrati anche a, ad arrampicare e a conoscere soprattutto eh, l'attrezzatura eh, per l'arrampicata. Questo per quanto riguarda la prima eh, settimana dell'addestramento al, al Brasimone. La seconda settimana si è svolta invece in, in Valle d'Aosta, in particolare ehm, parte alla Thuil, qui vediamo la palestra di, di roccia all'aperto alla Thuil e parte invece eh, sul ghiacciaio del compressore del Monte Bianco. Qui siamo appunto al Bronner dove ci siamo eh, abituati al ghiaccio per così dire, siamo nati in campeggio eh, per una settimana, ci siamo... Eh, Appostati, abbiamo montato le tende, e abbiamo conosciuto e imparato ad usare l'attrezzatura, questo perché molti ricercatori hanno bisogno di fare dei cosiddetti campi remoti, eh, ovvero ehm, devono fare delle mini spedizioni all'interno della spedizione nel continente antartico in cui devono rimanere in un eh, dato luogo per le sue peculiarità, mi. Per esempio devono studiare eh, la eh, microflora che o la microfauna che c'è in, in quel posto, in quel particolare eh, sito, e quindi si trovano costretti a soggiornare anche per eh, più di una settimana eh, all'esterno della base. Quindi eh, il personale deve essere pre preparato a vivere in tenda in condizioni non certo confortevoli. Ecco qui una, una visuale dall'alto, eh, eh, questa immagine è stata presa dalla, da in, dalla cima della, della stazione d'arrivo della, della funivia Skyway eh, e quindi ci vede proprio il nostro accampamento eh, che è in mezzo, in mezzo al ghiacciaio. Per le basi in Antartide. Le, le, le basi in Antartide ehm, sono di diverse nazionalità. Uh, e quindi direi che è opportuno che, che cambi anche lingua con cui mi riferisco, passerò a inglese per questa parte. Uh, so, we have many nationalities which uh, have a base in, in Antarctica. As you can see, we have uh, multiple stations from China, multiple for US. Uh, we have also Australia, France. And South Korea, uh, Italy has one and a half station, let's say, uh, because we have the uh, station on the on the coast, Marizucali, and then we have the co-lead station with uh, the with France, which is Concordia. I mm, spent in Concordia most of the time because my the instrument with which I work is situated in, in Concordia. Uh, as you can see, it's quite far away from the coast as you can see here from the scale is uh, nearly 1200 kilometers from the coast uh, the usual way to get there is from the base the coast station or, or from mario Zucchelli, which is uh, this, uh, roughly the, the same length as the, the distance from the station the french station the Mandurville. Uh, so we usually use those stations to to get there. So to get, to get there, here you can see uh, an, a nice, nice uh, graph, nice telemetry of the of the earth, seen from from above. We use if you if you get back here and you you picture in your mind that these two stations here the italian one and the french one you can see that they're nearby uh, new zealand and australia these are the, the main uh, uh, the only the only way to to go there from uh, the from italy so we usually travel with uh, normal flights available commercially we go to australia and then to tasmania which is also australia by the way so we, and then from, from hobart, from the city of hobart, we travel or by, by boat, or by, by a flight. and uh, also we can travel usually from, uh, from new, Ze new zealand, uh, in christchurch. there is an, the italian uh, starting point from uh, the gateway, let's say, the, 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 it's called the, the gateway to antarctica, the italian gateway. Um, and this is the flight we, we used to go to Antarctica from Christchurch. It's operated by Safair Airlines, a South African uh, company. This is used to be now. It's operated by the uh, Italian uh, Army Air Force. And so, as you can see, we we started from a commercial plane, like um, normal, the normal one you can travel. Underworld, and then we we go to a plane which is usually uh, operated by army forces. This is why this is because we need to this, to transport people and cargo, uh, and this is the more efficient way to to do it. So this is uh, the the arrival in the uh, station Marizukelli. e since it's a, an Italian station I will speak in Italian from now on. Eh, quindi siamo arrivati a, a Mare Zucchelli e, um, come vedete il ghiaccio qua è molto liscio perché è, è ghiaccio marino, eh, quindi pensate di far atterrare questo C-130, questo quest aereo militare, sul, sul ghiaccio, eh, reso, reso liscio anche dal dai mezzi che lo vedete che è tutto bello eh, tirato eh, proprio per eh, renderlo una pista quasi quasi una pista normale in aeroporto eh, non sarà più così come vedremo poi eh, in, nell'entroterra dell'Antartide dell questo è ancora un volo considerato confortevole quindi siamo atterrati su questo ghiaccio sopra il mare infatti questa, questa pista è usata solo nel primo periodo della, della missione parliamo da eh, inizio febbraio fino a metà dicembre perché poi il pack quindi ghiaccio marino inizia a spaccarsi inizia a sciogliersi per la solita eh, il fatto che si scioglie stagionalmente e, e, e quindi eh, si usa un altro aeroporto più nell'entroterra che, che è meno agevole rispetto a questo perché questo come vedete da questa immagine è molto vicino, parliamo di questa zona, eh, è molto vicino alla base, si può raggiungere dalla, scendendo dall'aereo si può raggiungerla eh, comodamente a piedi. Questa è la base, la base Mario Zucchelli, eh, costituita da, come potete notare, da un agglomerato di container, quindi sono stati eh, portati dei moduli eh, nei container normali che potete vedere. Eh, nelle, nelle grandi navi da, da trasporto, eh, sono stati uniti tra di loro tolte le, le pareti intermedie in modo da formare dei, dei locali più grandi. Successivamente è stato sono stati costruiti anche due, due grandi magazzini per appunto eh, ricoverare i mezzi durante la, la stagione invernale, perché questa è una base che non è operativa tutto l'anno, è operativa solo durante la, la stagione estiva. La, quando parlo di di stagione estiva, intendo l'estate australe, quindi quello che per noi è il periodo invernale. Eh, quindi, infatti, vedete che eh, qui ancora non c'è il, il ghiaccio perenne, eh, si scioglie stagionalmente e abbiamo ancora della, della terra della roccia visibile. Ultimo, ultimo passo da compiere per eh, raggiungere la stazione Concordia, quindi ricordiamo un volo commerciale fino eh, a Christchurch in Nuova Zelanda oppure a Hobart in Australia, poi un volo eh, operato da, da, da compagnie private o comunque eh, in collaborazione con l'ENEA per arrivare sulla base su, su una costa oppure l'alternativa è usare una nave, solitamente anche questa può essere una nave francese oppure una nave italiana entrambe le nazioni possiedono delle navi di ricerca oceanografica che hanno anche il compito di spostare eh, persone e, e materiali eh, dal, dalla terra civilizzata, diciamo così verso il continente eh, antartico e arrivati appunto sulla costa c'è l'ultimo passo da compiere che si eh, con cui si usa questo questo aereo, questo è un, un Douglas DC-3. Se qualcuno di voi ha visto eh, Indiana Jones, eh, magari vi eh, ricorderà questo aereo, proprio perché è lo stesso aereo, è lo stesso modello, è lo st eh, semplicemente è stato adattato modificando i motori, cambiando i motori, questi sono dei, dei turboelica, eh, invece quello di Indiana Jones era un semplice motore eh, norma, convenzionale, eh, che muoveva le eliche. Quindi ha più, più prestazioni, però non ha, mh, ha sicuramente gli stessi comfort di, di quelli di Indiana Jones. Qua noi non abbiamo le galline come nel, nel suo film, abbiamo i nostri bagagli. Questo è l'interno della fusoliera, eh, non è pressurizzata, quindi è una delle ragioni per cui non è pressurizzata è anche perché eh, vogliamo a quote basse. Eh, anche perché eh, voleremo sopra uno strato di, di ghiaccio di, di 3000 metri, fino a 3.000 metri e i, i radar anticollisione col ghiaccio non, non funzionano molto bene quindi si vola a vista. Volare a vista eh, comporta diversi svantaggi. Uno di questi svantaggi è eh, appunto che bisogna volare a bassi quindi il viaggio dura di più ed è meno confortevole. Un altro eh, degli svantaggi è quello più grande forse è che dobbiamo fidarci al meteo, non possiamo assolutamente permetterci di volare col maltempo eh, perché altrimenti non, eh, non vedremo assolutamente nulla, pensate che quando c'è nebbia, comunque è nuvoloso, eh, è, è la, bianca la neve, bianco il ghiaccio, bianche le nuvole, eh, veramente non avete idea di dove, proprio letteralmente, non avete idea di dove finisca eh, il... Il suolo e inizi il cielo, quindi non è proprio il caso. Eh, in più, visto che il viaggio è abbastanza lungo, con questo mezzo ci possono volere anche cinque ore di, di volo. Bisogna garantire che eh, per tutta la, la, dura, la durata del viaggio, per tutte le cinque ore, quindi il tempo sia bello eh, e non solo sia bello dove. Eh, a, a, nel sito di destinazione, ma se è bello, continua ad essere bello anche nel sito di, eh, di partenza. Questo perché, se per qualsiasi eh, motivo eh, l'aereo ha bisogno di tornare indietro prima di raggiungere il cosiddetto eh, punto di non ritorno, ovvero la metà del viaggio, dove a quel punto sarebbe più conveniente procedere e andare avanti dicevo, se ha bisogno di tornare indietro deve poterlo fare in sicurezza, quindi deve essere bel tempo assolutamente anche al, al sito di partenza. Quindi dicevamo, eh, fino a 16 persone possono, può ospitare questo aereo con i loro, loro bagagli. Ecco, una, una cosa molto interessante, eh, una delle, delle prime cose che, che ho notato è che bisogna eh, dichiarare il peso, dichiarare il peso non solo del, di, di se stessi, ma anche del proprio bagaglio, perché il pilota deve conoscere esattamente eh, non solo il peso totale del, di quanto trasportato, ma anche come ehm, stoccarlo, quindi come distribuirlo all'interno della fisoliera per eh, equilibrare il peso. E non solo questo, deve anche in base a questo decidere quanto carburante imbarcare, per assicurarsi un, un, viaggio, un viaggio sicuro. Arriviamo quindi eh, a Concordia. Eh, a Concordia, questo, la prima volta che, eh, che ci sono arrivato mi sono trovato in, in questa situazione, era il 12 novembre del… Questa è la seconda volta, perché è 2016, va bene. Eh, e questo è, la, è il sito che tutti consultano anche più volte al giorno, è un sito interno nella intranet dove ci sono le previsioni meteo. La temperatura eh, alle 7 di mattina era di meno 45 gradi e 9, temperatura da termometro, temperatura percepita invece meno 57 gradi, la percep temperatura percepita eh, qui è, è indicata come wind chill appunto, quindi. Ehm, eh, eh, tra, tra i fattori che ehm, diciamo incidono nella te alla temperatura percepita è l'umidità e soprattutto il vento qui abbiamo 4 nodi e, e mezzo di vento quindi eh, poco più che una brezza ma già, già basta eh, ad aumentare quindi a diminuire di, di 10 gradi la temperatura percepita rispetto alla temperatura reale da termometro Ok, questo è, è un interessante eh, fenomeno che si, che si verifica, si verifica quando eh, c'è del, del particolato di, di, di ghiaccio chiamato diamond dust, eh, quindi sono delle particelle di, di ghiaccio abbastanza piccole, molto molto fredde, che eh, utilizzando il fenomeno della, della riflessione o della rifrazione, eh, creano questo parelio, il eh, tecnico si chiama parelio, a 22 gradi rispetto al sole. Veramente, la, la foto, questa foto no, non rende moltissimo, mh, però è veramente un, uno spettacolo da vedere, anche perché è molto inconsueto eh, vederlo alle, alle nostre latitudini e alle nostre temperature. Dicevo la, la base Concordia, ecco questa è una interessante foto di eh, come procede il sole. Eh, voi sapete bene che ehm, al polo nord, al polo nord eh, durante l'estate non, non tramonta mai il sole e così durante l'estate australe al, al polo sud non tramonta mai questa è una foto è un collage di foto eh, scattate ogni ogni ora eh, per vedere appunto tutto il, il percorso del Sole che, che ci gira attorno ma non scende mai sotto l'orizzonte. Questa foto deve essere stata scattata a, a gennaio perché comunque il Sole è abbastanza basso, ehm, è abbastanza basso l'orizzonte verso la mezzanotte locale. Ecco questa è una bella foto che ci mostra come è suddivisa la base. Ci sono le. Le due torri eh, principali, una chiamata eh, torre silenziosa e una torre rumorosa, ehm, sono divise eh, per compiti, anche come i nomi suggeriscono eh, bisogna prestare attenzione su quale torre si è e, e quanto rumore si può fare. La torre rumorosa è quella dove appunto vengono le attività rumorose, eh, è, questa, è questa qui. Eh, abbiamo al piano terra un workshop, quindi un'officina meccanica. Eh, per la riparazione e la manutenzione dei, dei motori, dei generatori che si trovano qua, qua vedete eh, i camini di, di scarico dei, dei generatori mentre al eh, piano intermedio abbiamo eh, i magazzini di, di stoccaggio del, del cibo e al piano, eh, piano superiore invece abbiamo la cucina la cucina, eh, la cucina e, e la sala da pranzo la parte invece calma la torre silenziosa nel primo piano abbiamo una, una sala computer comunque una mail room eh, dove si può consultare internet unico posto tra l'altro dove si può consultare liberamente internet perché poi poi vedremo il perché c'è l'ospedale con un, un posto letto per, per eventualmente un degente nella parte nel primo piano invece Abbiamo eh, le camere da letto, quindi le camere da letto per tutto il personale invernale che si fermerà tutto l'anno e, e anche per qualche estivo, perché sono abbastanza posti, dovrebbe esserci eh, 17 eh, camere, ogni camera può ospitare due persone con, con un letto a castello, quindi eh, 34 persone possono dormire in base, in realtà 36 se aggiungiamo il dottore che dorme in ospedale. E il capotecnico che, che ha la sua camera privata, c'è diciamo, 36 persone che possono dormire in base. Le altre persone, specie, durante il periodo estivo, dormono nel cosiddetto summer camp, che è un'altra struttura che è, è coperta dalla base, quando non si vede. Infine, al, al, al secondo piano abbiamo eh, la sala radio, quindi, dove avvengono tutte le, le comunicazioni sia con le, con le altre basi. Per esempio, possiamo pensare al coordinamento sui voli con la base eh, di, di Mario Zucchelli oppure ehm, collegamenti con eh, proprio come una sala di, di controllo, una torre di controllo di un aeroporto deve comunicare eh, con l'aereo eh, quando sta approcciando eh, la, la pista di atterraggio, che è questa qua che vedete in, in fondo, questa linea bianca qua. È la pista di atterraggio. Sulla destra invece possiamo vedere la parte dei laboratori di, di astronomia, queste con le caratteristiche cupole che ospitano i telescopi. Il telescopio di cui mi occupo io è questo con questa cupola più grande, grigia, grigio scuro, e questo invece è il cosiddetto shelter, eh, in gergo si chiamano shelter appunto perché danno eh, rifugio ai ricercatori. Eh, io lo chiamerei il nostro quasi uno chalet perché è eh, diciamo uno dei, dei più belli de, della base Concordia perché fatto tutto in legno e quello di, è più bello perché è più recente, di, di più recente costruzione, quindi anche lì l'innovazione eh, ci regala un po' più di comfort rispetto ai container di, di altri più vecchi laboratori. Allora andiamo avanti con un'altra eh, immagine della base. Vi potreste star chiedendo cosa sono queste staccionate. Non sono certamente per far scappare le mucche, perché lì di mucche non ce ne sono, e neanche di orsi polari, perché non stanno al polo sud, come ben sapete, ma stanno al polo nord. Questi, queste staccionate eh, servono per portare i cavi, semplicemente. Quindi eh, ci sono dei passacavi sopra perché non per facilitare la manutenzione delle, delle linee ehm, che portano l'energia elettrica e le linee che portano dati quindi la fibra ottica oppure del doppino telefonico come linea di backup eh, per facilitare il lavoro vengono messe non vengono posate aeree eh, per ovvie ragioni pensate voi se eh, c'è un'interruzione in, in un cavo. E questo può venire perché comunque siamo, vi ricordo che siamo sopra uno strato di 3200 metri di ghiaccio. Qui siamo appunto a quota 3200 metri sul livello del mare, eh, quasi tutto ghiaccio, perché il bedrock è più o meno a livello, a livello del, del mare. Eh, quindi questo ghiaccio non sta fermo, si muove di continuo, si stima che si muova di. Eh, che derivi verso, verso il mare di uno, un almeno un centimetro l'anno, e questo può creare delle tensioni interne eh, che, possono essere, che non possono essere subite da, da, dai cavi sotterranei, che quindi si strapperebbero. Quindi, anche per questo motivo, vengono messi eh, sovraterra. Ma, eh, vediamo un po' le attività scientifiche di, di Concordia, questi sono i, i filoni principali eh, su cui vengono, eh, avvengono le investigazioni a Concordia, la, la glaciologia per ovvi motivi, eh, la, la stessa base Concordia eh, è stata costruita lì perché eh, è proprio lì che è stato individuato un sito di, di carottaggio, eh, questo carottaggio eh, chiamato Epica, eh, ne, ne abbandonde questo nome perché eh, sono stati fatti dei, dei carottaggi fino ad arrivare al bedrock quindi nel corso de, degli anni de, quindi eh, pensate arrivare lì eh, senza una, una base di, di supporto solo con delle tende stare lì tre mesi a perforare il ghiaccio quindi eh, questa opera questa questa epica spedizione eh, il gioco di parole ma è evoluto questa spedizione epica eh, si è conclusa nei, nei primi due, due, 2000 e eh, ha portato de dei grossi risultati e ha rivoluzionato lo studio eh, dei ghiacci questi queste ghiacci queste carote vengono poi eh, fatte sciogliere in dei campioni ovviamente e si può eh, risalire all'atmosfera all eh, che, che si aveva in quel periodo perché ovviamente Pensate che più scaviamo a fondo nel, nel ghiaccio, più il ghiaccio è antico. Ehm, dicevo, le, 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 le bolle d'aria in, intrappolate in queste carote di ghiaccio sono delle bolle d'aria che sono state intrappolate al momento in cui si deposita la neve, quindi risalgano a, a decine di migliaia di anni fa. Quindi questo, studiare il ghiaccio sì, ma anche l'atmosfera eh, che, che è stata nei, nei, negli anni... Eh, nei, nei millenni passati, questo eh, studio è stato anche uno degli studi fondamentali per dimostrare il cambiamento climatico, quindi tematiche di, di assoluta attualità. Eh, interessante sapere, mi sono, mi sono fatto spiegare una volta come riescono ad adattare i vari strati di, di, di ghiaccio perché ci cioè comunque, sono comunque dei, dei fenomeni di, di erosione o comunque eh, di, di scioglimento stagionale. Mi è stato spiegato che hanno dei, dei punti di riferimento, così chiamati, che sono dovuti per esempio alle grosse, eh, alle, alle grosse eruzioni vulcaniche, quindi sufficientemente grosse da depositare uno strato di polvere nera fino in Antartide e questi sono un po' dei, dei checkpoint, possiamo chiamarli, dei, dei punti di riferimento perché eh, attraverso degli altri canali si è riusciti ad adattare eh, con precisione il momento in cui è venuta quella. Eruzione vulcanica, e quindi eh, questo di trovando questo strato di polvere nel ghiaccio, siamo riusciti ad avere a dire che okay, quella zona di ghiaccio è riferita a, a quella zona eh, temporale, a quello spazio temporale. Nivologia è un'altra eh, delle branche eh, di, di studio, di, di investigazione a Concordia, però per ragioni anche questa, eh, vengono continuamente raccolti dei campioni di neve per studiarne la, la, la formazione, la, la conformazione e soprattutto eh, molto spesso anche gli inquinanti, eh, gli inquinanti che ci sono, che sono dentro, quindi non, non, non essendoci nella zona attività umana all'infuori della nostra e noi stiamo molto attenti anche all'inquinamento e soprattutto eh, Atmosferico, sì, ma anche a non inquinare i propri campioni, quindi a far sì che questi campioni raccolti siano eh, effettivamente di, eh, di, di neve pura. Eh, facendo questo, si ha un, un buon riscontro del, dell'inquinamento globale. Perché se non ci sono fattori locali eh, dell'inquinamento, quello che si riscontra nella neve deve essere per forza un inquinamento che è esteso tutto il pianeta. Una. Um, in particolare uno di questi studi cerca la percentuale di eh, le parti per milione, quindi di, eh, di mercurio, che si trovano in atmosfera. Eh, molto interessante. Un altro, un altro buon ramo di ricerca è la meteorologia, eh, infatti ogni, ogni giorno viene lanciata una, una stazione eh, di, di rivelazione con un, con un pallone, aerostatico, questo eh, durante il suo volo eh, di solito eh, ha, è gonfiato con elio, eh, in base alla la tenuta del pallone di solito verso i 27.000 metri il eh, pallone scoppia e quindi cade, però durante tutto questo percorso registra eh, il vento, l'umidità, la, la temperatura eh, e quindi si riesce a ricostruire la struttura della colonna d'aria. Fino al momento del, dello scoppio, e quindi della caduta e la dispersione della, della sonda, che, che trasmette di continuo i dati via radio a terra, quindi i dati non, non vengono persi, e, e su questo si può eh, tentare di fare anche una previsione sul, sul tempo nei, nei prossimi giorni. Sismologia ci sono delle, delle stazioni molto sensibili. Eh, stazioni sismiche, pensate che nei pressi della stazione di, di rilevamento eh, vengono percepiti anche i semplici passi di una persona eh, che, che si avvicina alla stazione. Infatti, se si vuole andare a visitare, comunque anche il personale che deve, eh, che deve mh, andare a fare manutenzione, si segna sempre l'ora a cui è andato perché sa che quel periodo deve essere tolto, filtrato da, dai dati registrati perché per non inquinarli. Degli studi de, dell'ESA, dell'agenzia spaziale, eh, me ne parlerete voi per così dire, eh, non, non, non ne parleremo dopo, eh, e di astrofisica appunto anche ne parleremo in più specifico eh, con il mio progetto. Eh, appunto questa eh, mi porta alla domanda che voglio porvi, eh, ve, la, ve la pongo in inglese appunto. Why is the European Space Agency interested in, in Antarctica, and what what they do research there? Um, because uh, why would uh, an, an agency that uh, talks and then research about space basically uh, would have to do with uh, with the the ice, the the Antarctica uh, bases or or whatever? I think it's a, a, an interesting question and I would like you to, to know what you, you think about it. Eh, um, Questa è un'installazione un di ricerca chiamata Torre Americana, è alta 45 metri, ehm, e ed è ogni vedete che è tenuta con, con dei, dei tiranti in acciaio. Eh, nel corso della, della stratifica, a oh, ogni tot metri ci sono del, degli strumenti per eh, misurare di, di nuovo eh, la temperatura, il, la quantità di vento, la direzione, eh, l'umidità. Questo per avere di nuovo una stratigrafia del, ehm, eh, del, della colonna d'aria almeno per i primi 45 metri, però in maniera continua. Questo per studiare sempre la meteorologia. Oltre ad altri strumenti eh, di cui ora sinceramente non ricordo la, lo, lo scopo, eh, che sono installati eh, a diverse altezze. Vedete, qua c'è una persona, qua, qua in cima, che, che sta appunto operando la, la strumentazione. Come siamo con i tempi? Bene, direi. Ecco, cosa c'è oltre la base? Se lo stesse chiedendo, questo c'è: c'è l'assoluto deserto per eh, almeno più di 400. Uh, chilometri, qui è la stazione più vicina, la stazione di, di Vostok, stazione russa, che attualmente non è, né, non è neanche utilizzato per scopi scientifici, è semplicemente di manutenzione, quindi sono anche ehm, pochi i nostri vicini, eh, è per questo che ci, ci piace ricordare che i nostri vicini più prossimi a Concordia sono quelli che abitano la stazione spaziale, perché eh, essendo comunque in un'orbita eh, media di eh, 360-370 km di, di altezza, eh, sono comunque più vicini della, dei, dei, dei nostri colleghi russi, quindi ci piace fregiarsi di, di avere questi vicini speciali. Eh, Un'altra, ecco qui vediamo ehm, un altro, questo è il magazzino, se vogliamo, delle, delle carote di ghiaccio. Vedete che è stato, ricavato da, eh, è stato scavato un tunnel nella neve, poi è stato rinforzato con una struttura di metallo. Ma eh, questo ci consente, questa caverna artificiale, se vogliamo, ci consente di, eh, di stoccare le carote di ghiaccio, che qua vediamo, a una temperatura costante, sia d'estate sia d'inverno, di eh, meno 55 gradi. Quindi si possono conservare perfettamente queste carote di ghiaccio. Eh, si conservano bene fino a meno 20 gradi, quindi soprattutto quando siamo costretti a, a trasportarle, ehm, possiamo trasportarle in celle figurifere, eh, le, le, il principale istituto di afferenza eh, a cui vengono destinate eh, sono l'Università Ca' Foscari di, di Venezia, dove c'è un importante eh, centro studi che si occupa appunto dei, dei carotaggi. Eh, quindi vengono trasportate, fin, pensate, dall'Antartide fino a Venezia non con la temperatura mai superiore ai meno 20 gradi eh, pensate che sforzo anche da parte logistico ci deve essere perché questo non avvenga mai la famosa catena del freddo, ecco qui è ancora più importante, se, se vogliamo, eh, del, del, dei nostri eh, surgelati perché eh, richiude, insomma, un'importante ricerca scientifica quello che vedete sul... Eh, sul soffitto di questa caverna artificiale sono delle conformazioni eh, di ghiaccio che sono dovute alla condensa e eh, poi al congelamento del vapore, del vapore acqua e delle, delle persone che, che, vanno, eh, in, che vanno in visita pure a lavorarci. Quando vediamo un ingrandimento sono veramente molto belle eh, e caratteristiche. Eh, parlavamo prima della, della, catena, della catena del freddo. E delle, dello spostamento di, 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 di materiali come, come avviene? Questo avviene in due modi. Eh, il primo attraverso eh, gli aerei, come vi ho fatto vedere prima, quindi il materiale leggero, delle persone e il loro, il loro equipaggiamento più leggero, quindi vestiti o eh, poche, eh, pochi utensili, eh, vengono trasportati via aereo assieme anche, magari, al cibo più deperibile penso alla verdura oppure alle uova, cose di questo genere. Le cose più pesanti invece, gli equipaggiamenti più pesanti e compreso l'approvvigionamento di carburante viene fatto attraverso la traversa. Eccola qui la traversa, eh, pensate a questa carovana di, di, di trattori eh, che si trainano sia l'un l'altro sia trainano eh, diverse, diverse slitte attaccate, qua ne vedo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sei container di cui alcuni attaccati assieme, eh, e trasportano i materiali eh, più pesanti. Pensate, poi vedrete quanto è grosso il telescopio su cui lavoro io, non è pensabile eh, che, che possa stare su, su un aereo, insomma, non, non, non ce la farebbe. Qui appunto vediamo eh, come, più da vicino come sono fatti questi, questi grossi trattori sono veramente imponenti da, da, da vedere e poi eh, qui vediamo che sono, sono attaccate delle, delle slitte, questo è il modulo abitativo, quindi eh, gli operatori dei, dei trattori una volta ehm, finito, conclusa la, la giornata di lavoro che è abbastanza lunga e stressante perché devono compiere 1200 km, eh, loro partono dalla, dalla base di Diou, quindi di, di Monturville, base francese. Se vi ricordate prima sulla costa un po sulla destra devono compiere 1200 km e di solito lo fanno in 10 giorni eh, alla media di più o meno 10 km orari quindi se fate i conti più o meno vi viene che devono guidare 12 ore al giorno per 10 giorni con lo stesso panorama sempre dritti seguendo la traccia gps che è dettata da, dal dal gatto delle nevi che, che precede la colonna, eh, capite bene che, che è un lavoro eh, piuttosto faticoso e usurante. Qua vediamo l'ultima foto alla loro ripartenza: vedete che eh, grossa parte de, del loro carico è anche il carburante. Perché la base, purtroppo, se vogliamo al momento funziona principalmente a gasolio. Ci sono ehm, tre generatori a gasolio, ne funziona uno alla volta, vanno in rotazione. Eh, attraverso la cogenerazione quindi eh, la generazione di ener energia elettrica parliamo eh, all'incirca di 80 kW per tutta la base, tutta la strumentazione scientifica eh, e poi eh, con le acque con il, il, sistema, il, il circuito di raffreddamento del motore diventa eh, il circuito di, che, che va a concorrere nel riscaldamento eh, vero e proprio del, degli ambienti quindi pensate eh, quanti metri cubi bisogna scaldare, comunque eh, non solo per la base, e anche eh, altri locali. Ecco, eh, tutto questo eh, concorre eh, al consumo di, di gasolio, pensate anche solo l'acqua calda. Per fare l'acqua, ovviamente, eh, non è che ci portiamo le bottiglie d'acqua dall'Italia, dall ovviamente sciogliamo la neve. Quindi eh, eh, parecchia, parecchia energia elettrica se ne va per sciogliere la neve quindi eh, è importante anche eh, ogni volta eh, è un mantra che, che viene ripetuto fra, fra tutte le persone che abitano la base quella della cultura del, del non sprecare di farsi la doccia in, velocemente eh, e tutte queste cose, cose di questo genere perché tutto è eh, energia e, e l'energia Viene da, da queste cisterne qua, appunto di, di gasolio che devono essere trasportate per adesso. E adesso stanno facendo dei test su dei, dei pannelli solari. Ehm, pannelli solari che devono essere che devono, a cui devono essere ehm, fatte delle particolari accortezze per lavorare a temperature così rigide. però almeno per la, si pensa che almeno per la, quando c'è il sole, quindi per la parte estiva. Eh, possa dare un, un buon contributo, insomma, green se vogliamo, a, alla base. Poi invece vedete eh, lo stoccaggio dei, eh, dei bidoni di getta 1, quindi del carburante per l'aereo. L'aereo si parcheggia di solito appena qua, e eh, qua vedete la, la rudimentale scaletta per, per scendere. Ma veniamo al, al pezzo forte della, della presentazione, che è il mio lavoro, ovviamente. Eh, no, scherzi a parte. Eh, questo è il telescopio su, su, cui, su cui lavoro. Eh, qui Vedete la, la cupola che si sta aprendo: si apre un po' come, come Pac-Man, se vogliamo. Eh, è, un è un telescopio progettato per vederne l'infrarosso ha um, un diametro delle, dello specchio principale di, di 80 centimetri. Eh, la, la sua configurazione è un telescopio alta/dismutabile. Vedremo poi eh, un accenno a cosa significa per chi non è erudito sull'argomento, um, ha una configurazione a due fuochi nasmit, quindi possiamo operare eh, quasi in contemporanea con, con due strumenti, e, ehm, è un, un, un telescopio completamente robotico, quindi può operare in totale autonomia una volta selezionati i target da, da vedere in quella, in quella serata, per esempio e eh, completiamo autonomo eh, a livello software, a livello hardware per eh, gestire tutta la serata vediamo un po' un, un attimo la differenza fra i vari le, le due principali eh, montature, tipi di montatura del telescopio se avete mai visto un telescopio nella, nella vostra vita probabilmente avete visto un telescopio con montatura equatoriale eh, come si vede bene dall'immagine la, la differenza è come è orientato eh, l'asse di rotazione principale. Per il telescopio equatoriale, come dice il nome stesso, eh, l'asse è, è normale all'asse di rotazione terrestre. Infatti, se questa è la normale che punta al, al, al polo nord oppure al polo sud eh, celeste, l'asse principale di, di, di rotazione è, è normale, questo asse, e questo ci consente di... Um, semplifica un po' la, dal punto di vista hardware, dal punto di vista software, l'implementazione, eh, semplicemente perché basta far eh, muovere una volta individuato l'oggetto, quindi puntato l'oggetto, una volta che l'abbiamo inquadrato nel nostro oculare, o molto, o molto più spesso ormai eh, nel, nella nostra camera eh, ecco basta far muovere a velocità costante questa velocità è ovviamente di un giro circa al giorno okay? perché eh, per inseguire il movimento apparente delle stelle e abbiamo posto abbiamo sempre nel nostro campo eh, modulo aver ovviamente stazionato bene il telescopio quindi che, che questo sia ben allineato, avremo sempre nel nostro campo l'oggetto che dobbiamo vedere. Eh, D'altra parte, il telescopio altazimutale, eh, il suo asse eh, principale di rotazione, quindi l'asse di Azimuth, è eh, normale alla punto, normale locale del, del terreno, quindi è parallelo a, a, al terreno. E... Quindi per fare un inseguimento, se vi ricordate prima eh, vi ho fatto vedere l'immagine dove c'era il sole ripreso a ogni ora del, del giorno e come la, la, il movimento apparente che compie questo, capite bene che a questo punto con questo tipo di montatura dobbiamo fare un movimento di entrambi gli assi sincronizzato per inseguire eh, lo, stesso, lo stesso oggetto per tenere dentro il campo il nostro oggetto. Non solo, c'è un'altra particolarità che ha il, un telescopio altrettanto rispetto a un equatoriale, che avremo una rotazione di campo. Quindi non so se avete mai visto eh, delle foto a lunga posa del cielo dove vedete tutte le stelle che, che formano dei, dei, degli archi. Ecco, questo con un telescopio equatoriale non accade perché il campo della, della camera o del nostro occhio è sempre orientato correttamente rispetto al, al campo che stiamo guardando stellare, questo non avviene per un telescopio altazimutale. A questo punto voi poteste chiedervi, ok, ma se una montatura altazimutale fa così schifo perché avete optato per questa e non per una montatura equatoriale, beh... Eh, c'è un motivo eh, importante ed è un motivo che riguarda il peso degli strumenti. Allora, innanzitutto eh, vi dicevo prima che la configurazione del nostro telescopio ha due fuochi nasmit, quindi ha tre specchi. Qui eh, abbiamo lo specchio principale, ok. Qui abbiamo lo specchio secondario, lo vediamo bene questa immagine. Questo qua è lo specchio secondario, ok, qua ci sta il, il primario. E poi abbiamo un terziario che è un semplice specchio piano inclinato a 45 gradi che ridirige il fascio di luce nel punto di fulcro che è ovviamente bucato per lasciare passare la luce eh, dove vengono montati gli strumenti sensibili a quella a lunghezza d'onda che si vuole osservare. Le lunghezze d'onda che vogliamo osservare eh, noi dall'Antartide sono quelle dell'infrarosso perché... Eh, per diversi motivi, perché, eh, ma su, perché diciamo che sulla Terra è, è, ci sono veramente pochi posti dove è possibile fare questo. Eh, si riducono principalmente a due: eh, uno è l'Antartide e l'altro è mh, il deserto delle, di Atacama in Cile. Questi due siti pur eh, con caratteristiche molto diverse, uno è in alta montagna e, e comunque eh, ha latitudini ben più eh, normali, se vogliamo, rispetto all'Antartide, condivide comunque eh, le caratteristiche ottimali per l'osservazione infrarossa, che sono la bassissima eh, percentuale di umidità, ehm, il, il bassissimo inquinamento luminoso, qua siamo solo noi, come dicevo prima, nel raggio di meno 400 km e, e questa è l'ottima qualità in generale de, dell'atmosfera l'Antartide ha un vantaggio in più rispetto al Cile che è quello di avere tre mesi di notte continua quindi pensate di fare un'osservazione un ininterrotta per tre mesi quale sia il grosso vantaggio rispetto per esempio al Cile è un vantaggio eh, che eh, per avere un vantaggio migliore bisogna solo uscire dall'atmosfera e quindi andare, con uno spazio, eh, andare nello spazio con un satellite, però questo capite bene che è ben, ben più costoso che costruire un, un telescopio in Antartide. Eccolo qua di nuovo. Eh, visto da vicino lo shelter, visto eh, da vicino lo shelter. Qua avete questo ponte dove Passa, eh, passano le linee dati, le linee, le linee energetiche, e questo è l'interno dello shelter. L'interno dello shelter, come dicevo prima, è più uno chalet che, un, che uno shelter, qui abbiamo appunto le stazioni di, di controllo del, del telescopio, e qua abbiamo le stazioni, la, la parte di laboratorio elettronico, perché c'è sempre qualcosa di elettronico che si guasta in Antartide, poi vi racconterò eh, di più su questo. E, e quindi ci si arrangia un po', c'è una stazione di, di saldatura, delle vari fili, eh, tutto quello che, può, che, che più spesso eh, è necessario. Eccolo qua da più vicino il nostro eh, telescopio, eh, vediamo il, il tubo ottico che è coperto perché eh, per fare qualche prova con delle stelle eh, nel, durante il periodo estivo... Dove, appunto, c'è sempre il Sole, eh, c'è il Sole e una sola altra stella che, che è visibile, eh, che è Canopo, una stella molto luminosa che è, principalmente, è visibile principalmente nell'emisfero australe. E, cosa si fa? Si eh, diaframma, semplicemente si diaframma eh, lo specchio, quindi si diminuisce mettendo questa, questa maschera chiamata. Maschera di Hartmann in questo caso e, e si fanno delle piccole eh, aperture, quindi eh, si riduce la. la... Eh, non si vede più la presentazione. Ah, però. Eh, ok, adesso posso. Sì, da, da quando non, non si vede, da adesso o da. Da eh, poco. No. Ah, ok. Ok. Oh. Ok, adesso si vede di nuovo. No, eh, io la vedo, comunque, e forse su YouTube non si vede. Allora, ok, allora sì, eh, rifaccio uh, presentazione schermo. Controllo anche sul canale YouTube. Si, si vede? Molto bene. Allora, stavo dicendo delle prove che si fanno: che si possono fare delle stelle che si possono vedere eh, anche d'estate con gli opportuni accorgimenti, appunto. Questa con questa maschera permettiamo eh, di, di illuminare, non, tutti, eh, non tutto lo specchio di, di diametro di 80 cm, ma solo eh, L'equivalente della somma di, eh, di questi due eh, buchi che più o meno dovrebbero essere 10 cm di diametro. Quindi questo ci consente di raccogliere molto meno luce e di non eh, saturare: questa è la parola, che si usa, eh, la parola tecnica che si usa, saturare eh, la nostra camera, la nostra CCD, eh, perché altrimenti, eh, se raccogliessimo eh, tutta la luce che, che arriva al telescopio durante il giorno sarebbe un po' come guardare il sole ad occhio nudo cercherebbe dopo, dopo pochi istanti ecco notate la, la fattura artigianale eh, della, della maschera perché è stata fatta in loco perché c'era bisogno c'è un carpentiere eh, che lavora a legno a disposizione quindi del, del personale scientifico eh, se c'è bisogno di, di qualche lavorazione si può chiederla a lui ma più in generale eh, in Antartide una delle più grandi lezioni che posso dire di avere appreso è appunto l'arte di ar arrangiarsi c'è eh, un problema da risolvere hai poco tempo per farlo non puoi, se ti manca un cacciavite se ti manca una chiave non puoi andare dal ferramenta a comprarla quindi devi arrangiarti in qualche modo perché, perché il problema è va risolto entro la fine del tuo periodo, ne vade eh, la qualità e la possibilità di fare ricerca durante il periodo invernale, perché ovviamente durante il periodo invernale non si può fare più di tanta manutenzione, quello eh, che si può fare ehm, sono appunto le, le attività eh, di routine, se vogliamo. Quindi bisogna un po' inventarsi. Questa, eh, l'arte di, 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 di arrangiarsi eh, vi propongo questa questa eh, oh, qui avevo messo una morsa comunque una stazione saldante pensate che eh, perché dovevo farlo in loco qua vedete il cavo che dovevo qui eh, dovevo collegare una resistenza di pull up se non ricordo male eh, non potevo staccarla dall'altra parte perché non c'era connettore eh, nella parte del della movimentazione del, dello specchio secondario eh, e quindi ho dovuto farlo in loco. Quindi ero a me, passa a meno 30 con le mie manine, con i miei bantini, eh, appunto a, a, in questa officina imp improvvisata. Eh, se vi state chiedendo perché serve muovere eh, lo specchio secondario è eh, per mettere a fuoco. Quindi diminuendo e aumentando la distanza dello del specchio secondario rispetto al primario, eh, mettiamo a fuoco eh, l'immagine sul, sul sensore. Un altro esempio, eh, esempio dell'arte di arrangiarsi è questo, per, per allineare, per collimare le ottiche di un telescopio, se voi cercate su internet, le prime, anzi praticamente tutte le, le, le voci che vi escono vi dicono che dovete usare delle stelle. Io ho detto prima che eh, il sole non potevamo usarlo perché è una fonte troppo, troppo forte, eh, Canopo eh, non è sempre visibile, comunque eh, si muove, abbiamo bisogno di, delle stelle artificiali. E così abbiamo creato eh, queste due stelle artificiali con dei LED ad alte luminosità che sono stati montati in cima alla torre americana, eh, quella fatta... Di, di tubi innocenti che abbiamo visto all'inizio della presentazione. Eh, quindi ci siamo creati le nostre stelle artificiali che ci hanno aiutato notevolmente a, mm, nel nostro lavoro. Perché normalmente un telescopio normale si aspetta la notte, ci sono le, una notte di bel tempo, ci sono le stelle, eh, quante ne vogliamo, e possiamo procedere con l'allineamento. Un, un, un altro problema che abbiamo avuto è quando si è guastata l'elettronica. Di controllo dei motori, noi avevamo bisogno di muoverli per metterli in una certa posizione per fare un'ottenzione. e quindi, com come fai? È un telescopio che pesa eh, diverse tonnellate, non lo muoverai mai a mano perché ha anche diverse riduzioni, quindi muovere a mano i motori non è, non è proponibile. Cosa fai? Eh, eh, niente, ti fai prestare un Arduino da un collega eh, e ti inventi l'elettronica di controllo dei motori. Eh, un altro, un altro problema che, che spesso si ha in Antartide, soprattutto nella Base Concordia per il sito così, ad una latitudine così alta dove i, i satelliti per le telecomunicazioni non, non hanno un buon segnale, è appunto l'Internet. Prima vi dicevo che c'è una sola stanza eh, dove si può accedere liberamente a Internet, e ce n'è un motivo. Se, poi, se voi vedete con attenzione questa immagine, cosa dice? Che per scaricare questi 6,4 mega ci servono 18 minuti alla velocità impressionante di 5,8 kilobyte per secondo. Ora eh, so che voi non avete mai visto questo numero quando a scaricare qualcosa, ma chi è leggermente più, più vecchio di voi, come me, ha vissuto i tempi della connessione eh, analogica via, via Modem 56K, conosce molto bene perché. Era un limite quasi insperabile di, di raggiungere i tempi. Per rapportarlo a voi, pensate se ogni video che vedete su TikTok doveste aspettare 18 minuti a ogni video per vedere il prossimo. Ecco, per darvi un po' l'idea di, eh, di cosa significa utilizzare internet in, in, in quei posti. Ovviamente no, noi non lo usiamo per... Eh, aggiornare il nostro stato Facebook per mandare un tweet o, per, o fare video su TikTok, lo, lo, eh, lo usiamo perché ci serve scaricare un manuale, scaricare del software come in questo caso eh, eh, o cercare delle informazioni che ci servono in quel momento contingente che non avevamo previsto di ci sarebbero, ci sarebbero servite. Eh, quindi eh, anche questo è un fattore di, di, di stress, se vogliamo, eh, è parecchio importante. Eh, mi permetto di, di darvi questa, questa citazione importante perché è quanto mai vera anche, anche per il nostro, anche per il nostro pro, 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 progetto. Eh, il fallimento è la chiave del, del successo. In particolare, eh, noi parliamo del, del fallimento hardware. Purtroppo, eh, durante la campagna eh, 2018-2019, campagna estiva, si è rotto un pezzo purtroppo fondamentale, l'encoder. Di azimuth, quindi l'encoder ci dice la posizione del telescopio sull'asse di azimuth, eh, senza quello non possiamo, eh, siamo un po', di, siamo letteralmente disorientati con lo strumento e non, non potevamo operare più. Quindi abbiamo deciso di smontare tutto il tele, tutta la, la montatura del telescopio, qua vedete già il traliccio ottico eh, tolto. Ed è visibile lo specchio principale con la culatta. Vedete che c'è un buco nello, nello specchio principale perché è lì che si infila lo specchio, il terzo specchio, lo specchio terziario, inclinato 45 gradi, che devia il flusso ottico o a sinistra o al fuoco di sinistra o al fuoco di destra. Qua sotto invece c'è il nostro eh, amato e odiato encoder eh, che deve essere sostituito. Qua abbiamo approfittato del, eh, dell'anno di stop, della campagna di, invernale di, di stop, per fare rialluminare gli specchi. Eh, normalmente gli specchi eh, vengono rialluminati anche piuttosto spesso, da, dipende da, dalla qualità e, dal, e dall'ossidazione, possiamo dire ogni 3-4 anni. Questo era 10 anni che non veniva illuminato. Abbiamo approfittato perché comunque era sempre utilizzato e quindi non, non, non ci si poteva permettere di fermarsi un anno per eh, compiere questa operazione. Questa operazione viene fatta da delle aziende specializzate, quindi non si può fare in loco purtroppo. Eh, e, e quindi abbiamo dovuto spedire gli specchi di nuovo eh, in, in Australia, nella fattispecie, per, essere, per fare questa lavorazione molto delicata come potete immaginare perché lo specchio ha un valore economico decisamente superiore a tutto il resto del telescopio messo assieme è appunto il, il pezzo fondamentale quasi insostituibile eh, qui vedete quello che rimane adesso purtroppo delle, del telescopio però questa immagine ci fa capire bene come, come è fatto lo, lo stesso eh, vediamo la parte che la parte che, sì, che è rotante scusate, eh, del, del telescopio, eh, questa parte qui, mentre il resto è la, la parte della slitta, appunto la slitta, perché è, costituiva proprio la slitta del, del container con cui è stato trasportato in loco. Quindi immaginatevi un altro container di quelli che abbiamo visto prima della traversa, eh, a cui dentro era tutto bello eh, smontato eh, il nostro telescopio. Eh, Tutta questa parte qui si muove. Immaginate qui di vedere un piano di calpestio di legno dove eh, si poteva, appunto, camminare perché è abbastanza ampio e sopra la, la forcella con eh, la parte ottica. Quindi si poteva tranquillamente eh, ruotare assieme al telescopio, questo era molto comodo, anche perché ospitava dei, degli strumenti eh, parecchio grossi. Eh, vi dicevo prima, gli strumenti che devono vedere l'infrarosso, in quindi. Sono molto sensibili al calore. Proprio per questo i sensori devono essere raffreddati a temperature criogeniche. Stiamo parlando di temperature eh, inferiori ai 20 gradi Kelvin. Quindi, per fare questo, eh, spesso volte si, si ricorre anche all'estrazione dell'aria, quindi a lavorare in situazioni di, di alto vuoto. Parliamo di eh, pressioni inferiori a 10 alla meno 4 bar. E quindi servono dei, dei compressori che riescono, che abbiano abbastanza potenza da estrarre tutta l'aria o in generale la gran parte delle, delle molecole che sono ne, nell'ambiente dove risiede il sensore e questi compressori, oltre ad essere molto energivori, eh, sono anche molto pesanti. Quindi eh, questo, come eh, accennavo prima, è uno dei, dei vantaggi principali di avere un telescopio altazimutale si può caricare molto più peso perché questo, eh, questo asse di azimut è sempre ha eh, lo stesso, stesso potenziale gravitazionale se mi, se mi perdonate eh, nel senso che non va mai in salita e in discesa come eh, l'asse, eh, come il movimento delle, delle, del, del, di un telescopio equatoriale in cui Essendo l'asse principale di rotazione inclinato, deve prima salire, quindi tirare sul peso, e poi deve frenare la, la, la discesa quando eh, lo strumento pesante eh, cerca di ehm, accelerare la, la rotazione. Veniamo a, a qualcosa di, di più divertente perché non solo di, di lavoro si vive e neanche in Antartide. Cosa si fa eh, quando non ci si allena, no? quando non si lavora? Beh, uno degli, dei, degli svaghi più, sembra essere più divertenti, non, questo non, non ve lo so dire perché non, non, non c'è il mio cartello qui tra, tra quello degli altri, comunque è una cosa carina da fare, mettere la direzione di casa per non scordarsi mai da dove si viene, vedete che sono più o meno eh, nell'ordine dei 15.000 km dalle varie zone d'Italia a seconda delle da, stime più precise eh, qualcuno lo ha di più, qualcuno lo ha di meno eh, non dimentichiamoci che passiamo, quando andiamo in Antartide specie a Concordia specie per lunghi periodi passiamo eh, il Capodanno e il Natale là e quindi almeno ci, eh, ci concediamo diciamo il cenone in questo caso di, eh, della vigilia di Natale No, sì, è Natale questo. Sì, sì, c'è cioè l'albero di Natale nel menu. Un'altra un tradizione che si fa a Concordia è la partita di rugby Italia-Francia. Come vedete impegnato? Eh, questo di solito si fa ehm, il pomeriggio di Natale. Quindi, considerate che comunque siamo in alta quota perché la, la quota percepita, fra virgolette, di 3.700 metri, vi ho detto prima che siamo a 3.200 metri sul livello del mare, però, a eh, causa eh, appiattimento dell'atmosfera dell ai poli, eh, abbiamo un'altitudine equivalente di 3.700. Aggiungete poi il panettone mangiato eh, poche ore prima, immaginate cosa deve essere correre. Eh, per me, eh, quella partita. In realtà, correvo col cuore in mano perché, per la prima volta dopo, da quando è stata istituita questa tradizione, l'Italia ha vinto e ha battuto la Francia. Eh, e qui sto correndo verso, verso la meta. Eh, Un'altra attività, molto meno energivora, molto meno provante per il nostro corpo, è anche un, un lamparti. Eh, questa è una tradizione abbastanza nuova. Eh, stiamo giocando a Counter-Strike, un gioco abbastanza sufficientemente vecchio per essere adatto a, a tutti i portatili dei, dei ricercatori. Eh, questa è un'altra istituzione, insomma, tradizione, no? qualcosa che si può fare per passare il tempo e per fare passarlo in un momento di socialità, così chiamato. Questa bellissima foto ci dice. Eh, ci dice una cosa eh, importante, eh, che il sole è molto basso all'orizzonte, eh, questa foto è stata scattata il 12 febbraio, è quasi tramonto, eh, sintomo eh, innegabile del fatto che il personale estivo se ne, se ne deve tornare a casa per lasciare spazio al per lasciare il comando più che spazio perché eh, già il personale invernale arriva ben prima che se ne vada quello estivo per lasciare appunto il comando della base al del personale invernale. Voi pensate che il personale invernale è composto solitamente dalle 12 fino alle 16 persone? Vi dicevo prima che c'erano 17 eh, posti letto eh, nella base, ecco, di, di inverno stanno un po' più comodi, hanno una, una singola, una camera singola e trascorrono lì tutto l'inverno, quindi... Eh, vi dicevo questo questa 12 febbraio termine della campagna estiva fino a eh, inizio novembre inizio della prossima campagna estiva eh, trascono tutti questi mesi da soli isolati, isolati perché fa troppo freddo per essere raggiunti quindi eh, qualsiasi emergenza la devono gestire ehm, da soli eh, da qui di nuovo l'importanza dell'addestramento eh, queste 16 persone sono divise in due squadre, una per la squadra antincendio per metà e l'altra metà invece è eh, squadra di assistenti sanitari. Quindi c'è sempre un, un medico, di solito un anestesista, eh, che eh, sta lì tutto l'anno. Eh, c'è un, un altro medico, ma non vi dico chi è così, altrimenti eh, influenza le vostre risposte. E. Eh, eh, Appunto l'altra metà è di, di assistenza a questo dottore, quindi nel caso ci fosse bisogno, per esempio, la, la più banale appendicite, questo, questo team deve essere in grado di assistere eh, il, il medico, mentre, eh, mentre appunto eh, fa l'operazione chirurgica. Una volta mh, appunto, salutati, eh, salutati i colleghi invernanti. Si rimbarca sul, sull'aereo, questo è un, un altro modello ancora, questo è ancora più piccolo tra l'altro, eh, ospita ancora meno passeggeri, addirittura questo Twin Otter, eh, così si chiama, non riesce neanche a percorrere eh, a pieno carico tutto il percorso che separa la base Concordia da, dalle basi sulle coste, deve fermarsi a metà strada a fare il rifornimento, quindi parliamo veramente di un'autonomia ridotta, di un viaggio... Eh, piuttosto lungo anche questo perché si è costretti a decollare, a, ad atterrare, a fare rifornimento, insomma, eh, con tutte le incognite meteo perché a questo punto bisogna garantire una finestra temporale ben più lunga e insomma, è piuttosto stressante. Ben altri mezzi a disposizione: eh, l'aviazione americana, questa eh, capita spesso. Al Personale di essere ospite di altre basi o personalmente straniere, personalmente ho visitato la base di, di Casey, eh, quella australiana, questa è la base americana di sì, statunitense di McMurdo e poi ho visitato anche la base francese di, di Mondurville. Eh, gli americani sapete che eh, piace fare sempre le cose in grande. Questo è un, è un C-17, per chi non l'ha riconosciuto, è un. un un aereo molto famoso si vede anche spesso nei film, ne ha ben d'onde, guardate solo la, la ruspa che c'è sul, uh, sulla coda dell'aereo che sta caricando. Eh, pensate che viaggiava con noi come, come cargo un, un elicottero eh, smontato, solo, solo del rotore di coda e del rotore principale, ma c'era tutta la fusoliera, stava bella Belanche comoda all'interno della pancia di, di questa balena volante, diciamo. Eh, tutto grande, dicevo, in America, compresi, compresi i mezzi ben, differenti dai nostri. È anche così un momento di, <coughs> di larità con eh, questo, interessante, questo, questo interessante messaggio che ho trovato sul, sul bagno delle della stazione di McMurdo, ve lo lascio leggere un attimo. Ecco, questo mi fa portare a un argomento molto importante che è la gestione dei rifiuti. Pensate solo che vi dicevo prima che trasformare la neve o comunque il ghiaccio in acqua è molto dispendioso e dal punto di vista energetico. È molto meno dispendioso riciclare l'acqua. A la Concordia l'acqua viene riciclata, l'acqua della doccia viene riciclata, viene passata in una macchina di ehm, il principio di, di funzionamento è l'osmosi inversa, è una, una, macchina, la, una macchina dello stesso tipo viene impiegata anche per il riciclo delle acque nella stazione spaziale internazionale, quindi ci si fa la doccia con l'acqua. Con cui si è fatta la doccia ieri essenzialmente. Quindi è importante eh, trattarla bene, eh, le membrane hanno un certo grado di porosità, per esempio eh, non riescono a filtrare eh, l'alcol. Eh, okay? Quindi, se rovesciate una bottiglia di vino nella doccia, il giorno dopo vi fate eh, la doccia col vino. Un'altra cosa a cui sono permeabili è, è l'urina: quindi, se fate il pipì nella doccia, il giorno dopo vi fate la doccia. Con la pipì del giorno prima, quindi eh, è, un, è come un mantra che, che in tutte le stazioni si trova, in tutte le stazioni, o almeno io ho trovato in tutte le stazioni che ho visitato: è eh, la cura per la gestione dei rifiuti, sia per quanto riguarda eh, i rifiuti umani, ma anche per quanto riguarda, per esempio, eh, il cibo. Quindi, come pulire i piatti, cosa va dove, la raccolta differenziata spinta. quindi eh, per esempio quando mi riferisco al raccolto differenziato differenziata spinta per esempio noi separiamo eh, tra i metalli separiamo l'alluminio dall'acciaio per esempio abbiamo delle, delle lattine di una bevanda, uh, di una bevanda um, frizzante zuccherata non mi ricordo il nome comunque sono fatti di, di acciaio invece di essere di alluminio come per esempio quelle della Coca-Cola queste vanno separate perché hanno una gestione diversa quindi ehm, è fondamentale per, per le basi in Antartide la gestione corretta dei rifiuti. Un altro modo per lasciare l'Antartide, e qua finalmente vediamo i pinguini: so che qualcuno di voi di, starà dicendo, non, mi, non ci ha fatto vedere neanche un pinguino, eccoli qua i pinguini, eh, vicino a, alla nave eh, l'Astrolab. Questa è una nave francese, quindi mi trovo alla base eh, francese. E, è una nave nuova, questa, c'è cioè il modello nuovo, questa nave è ad uso misto, quindi ehm, mezzo, in parte militare e in parte civile. La parte civile eh, viene svolta mh, fino al mese di, di marzo con le rotazioni, quindi la spola tra la, eh, la Tasmania e la base, la base francese per il trasporto di materiale e persone. Poi, Viene usato durante il periodo dell'inverno australe come pattugliatore per le isole francesi eh, del, del sud, del mare del sud, insomma. Eh, qui vediamo i, i pinguini da Delia, eh, pinguini molto, uh, molto carini e coccolosi eh, Come si suol dire, qua abbiamo invece uh, la partenza: quindi, cosa ci aspetta? Ovviamente, è una rompighiaccio, questa nave. Ehm, Qui siamo, a, abbiamo appena, siamo appena partiti e eh, abbiamo già le, le prime, i primi banchi di ghiaccio. Eh, questa nave può resistere a ghiacci spessi fino a un metro, quindi, questi bei iceberg qua sullo sfondo sono da evitare a tutti i costi. Mentre invece, questo tipo di ghiaccio qui può tranquillamente essere rotto da, da questo tipo di imbarcazione. Eh altri pinguini quindi sempre i pinguini Adelia eh, vedete per esempio questo anche questo che sono giovani perché hanno ancora il pelo ehm, da nascitura insomma e questo è un altro bello, um, esemplare della, della fauna che si trova sulle coste antartiche È eh, una, una foca leopardo questa molto ghiotta di, di delfini perché non vi ho parlato della, della fauna eh, di concordia, perché sostanzialmente non ce n'è di fauna concordia. Eh, di, uso sempre questo, eh, questo, questa, questa battuta che, che ho fatto mia, che nessun animale è così stupido da andare ad abitare un, un posto così eh, impervio, nessun animale all'infuori dell'uomo, ovviamente. Vi lascio con questo tramonto e con, questa, e con questo... Mh, non citazione direi, ma questo annuncio. Questo è un annuncio che ha fatto Sir Ernest Shackleton, uno dei primi esploratori dell'Antartide. Questo è un annuncio sul giornale, è stato messo un giornale, eh, eh, ve lo lascio leggere. Eh, intanto, se avete qualche domanda da pormi, eh, io ho concluso. Grazie per l'attenzione. Va benissimo, adesso facciamo entrare anche i ragazzi. Comunque, ti ringraziamo perché questa presentazione. Come dire, eh, noi per due anni abbiamo fatto un collegamento alla base Concordia di Antartide e abbiamo parlato con il gruppo di ricercatori scienziati del, della base. Ma non abbiamo mai visto questi aspetti eh, della vita e come è fatta effettivamente la base. Eh, questa presentazione è veramente fantastica, bella. Grazie, grazie. Sì, mi, mi piace spesso, nel, comunque, nelle mie presentazioni anche uh, parlare, oggi non ho, avuto, non ho avuto tempo, comunque, anche del, del rapporto umano, nel rapporto di, eh, che si crea all'interno della base. Pensiamo, siamo 60 persone, 60 sconosciuti che mangiano, vivono assieme. Eh, addirittura quelli che vivono al campo estivo si fanno la doccia assieme come negli spogliatoi di, uh, di una squadra di calcio eh, per anche, tre, anche 90 giorni quindi eh, sì. bisogna anche gestire tutto un rapporto umano che, che è importante fondamentale anzi direi e hai già risposto a una domanda ah mannaggia <ride> la voglio sentire lo stesso ok eh. Puoi anche togliere la presentazione. Ok. Sì. Oh. Benissimo. Poi, no, ovviamente. Aspetta, che mi è arrivata una. Domanda. Ah sì. Ok. Una curiosità di una, una, una nostra collega di. Eh, la collega di fisica, che poi eh... aia, ah, yeah. ecco qua che faccio la figuraccia. Sentiamo, no, 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 no eh, niente di che. E eh, facciamo partire con eh, le prime domande così, i ragazzi, chi sì. voi vuole sì. iniziare? Inizio io, inizio io. Okay. Come ci si prepara psicologicamente a vivere in completo isolamento con un piccolo gruppo di persone? Grazie per la domanda. Eh, beh, l'inizio, la, la parte di preparazione che ho fatto io è stata più un test che una preparazione, nel senso che ehm, si fanno, parlavo prima dell'addestramento, eh, parte delle visite mediche sono fatte anche con uno psicologo che valuta appunto eh, il grado di eh, diversi aspetti psicologici del candidato e la parte psicologica viene anche valutata durante la fase di addestramento. Perché alcune chiamiamole prove, comunque attività che vengono fatte sono attività inconsuete. Io non avevo, per esempio, mai arrampicato in vita mia, e mi sono trovato dal, dall'oggi a domani, anzi dalla mattina a pomeriggio, dovevo dire: OK, adesso devo fare questa cosa che non ho mai fatto, e vedere come la persona reagisce alle, ehm, anche alle cose impreviste, come gestisce le difficoltà. Per quanto riguarda invece ehm, il personale invernale, quindi quelle, do, delle, quelle persone, fino a 16 persone, che trascono lì tutto, tutto l'inverno, eh, vengono addestrate ben più profonditamente. Quindi vengono seguite, credo, per una settimana da, da una psicologa, dove vengono fatte delle attività e si cerca un po' di imparare come eh, mediare a conflitti o cose di questo genere per, Appunto, affrontare serenamente tutto l'anno. Pensa che noi abbiamo avuto Paolo Nespoli, e praticamente Paolo Nespoli ha detto una frase che tu hai detto durante la presentazione l'arte di arrangiarsi. La stessa cosa ha detto anche lui. Perché un astronauta a bordo dell'AIS deve imparare a fare un po' tutto, e tu effettivamente hai detto la stessa cosa. Anche in Antartide devi eh, arrangiarti certo, ti direi di più ma prima voglio sentire la, la risposta alla mia domanda se qualcuno ha osato darne una eh, sì. la seconda domanda è la cooperazione internazionale è importante in questo ambito? Eh, più che importante direi fondamentale ok, so che sembra una frase fatta ma in realtà è così eh, non, io non parlerei neanche di cooperazione internazionale parlerei di Cooperazione antartica perché voi pensate che c'è sempre un continuo scambio di favori o di piaceri eh, tra le diverse basi antartiche? Per esempio, faccio questo aneddoto molto simpatico: eh, la base di, di Jambogo, la base sudcoreana, che è molto vicina alla base Zucchelli ha una base super futuristica. Se vedete le foto, vi sembra una, veramente un'astronave con tanto di ponte che scende, che viene calato dall'alto per far salire le persone, ok? Quindi, mh, veramente un'altra generazione. E, e spesso vengono noi, comunque, li, li eh, trasportiamo il personale sudcoreano con i nostri aerei, eh, loro magari ci vengono a trovare. E la cosa simpatica è che si dice sempre è che vengono a trovare gli italiani nella base italiana sempre più o meno ora di pranzo, non si sa perché, non si è mai capito. E quindi ovviamente noi li invitiamo a pranzo eh, e poi loro ricambiano, ricambiano il favore, ovviamente si va a trovare e a gustare le loro specialità. Quindi c'è questo clima di amicizia, anche perché eh, non vi ho parlato del trattato antartico, comunque eh, magari qualcuno di voi lo, lo conosce già. Il eh, Trattato Antartico stabilisce che eh, sono firmatari praticamente tutti i paesi che sono in Antartide, tutte le nazioni, e stabilisce che l'Antartide è un continente di pace e di scienza, quindi non possono eh, essere portate armi o comunque eh, neanche reattori nucleari a scopo di energetico, per esempio, e vige, se, vige appunto questo clima di, di pace e cooperazione tra, tra tutti i popoli. Eh, Veramente quasi, quasi 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 utopico. Mi, mi sentirei di dire perché c'è veramente, almeno quello che ho trovato io, è sempre stato un, uno scambio uh, più che la pari di, di fratellanza, direi, ok. Adesso ci dovrebbe essere anche la littizio. David, così eh. eccomi allora. Ciao, allora, ma ho sentito tutto. Fra l'altro, fichissimo perché senti parlare dell'Antartide è sempre stupendo. La partita sì. di, di rugby è fantastica, eh? ma sì. mi sono persa. hai detto chi ha vinto, chi ha perso oppure su questo abbiamo sorvolato sì, sì. Per la, Ho sì. messo quella foto proprio perché per la prima volta ha vinto l'Italia dopo tanti ah. anni di... <ride> <Grazie. Asponante. ride> Vabbè, dai, almeno rispetto a come andiamo a Sei Nazioni, normalmente abbiamo una nostra rivalsa. Dai. <ride> Infatti, no, devo dire che questa presentazione è veramente stata eh, bella, affascinante, perché prima di parlare del eh, tuo lavoro del telescopio, mm -hmm. ha parlato degli aspetti della base concordia, della vita e eh, del viaggio. viaggio. Cose che, anni, in abbiamo sempre contattato la base, abbiamo parlato con i ricercatori, ma non avevamo mai visto. Questo aspetto, eh, sì, di solito non c'è il tempo di parlare, perché di solito sì. si arrivano un'ora e mezza quindi si concentra l'attività sì. della base, sì. comunque, e... se, allora, se, cioè posso, se posso un attimo aggiungere una cosa all'ultima domanda, ehm, proprio telegrafico, eh, non solo c'è questo spirito di collaborazione, ma addirittura quando Capita spesso di essere ospiti eh, presso altre basi, parlavo prima della stazione francese o della stazione australiana, la stazione americana. Ci si mette a disposizione del personale della, della base perché si dice anche che in Antartide non, non, nessun pasto è gratis. Quindi si, si propone e si aiuta comunque il personale. Per esempio, l'ultima volta nella base australiana di, di Casey abbiamo riordinato il magazzino, piccole cose, comunque piccoli lavoretti per, per rendersi utili. Eh, nei momenti in cui si aspetta il proprio trasferimento alla propria base, ecco. spirito di collaborazione: ottimo. La prossima Bacchiali. domanda è: quante navi transitano nelle zone antartiche? Aumenteranno con il tempo? Allora, quante navi? Questa è una domanda parecchio difficile perché non saprei darti una risposta così su due piedi, uh, ti direi che c'è almeno una nave per ogni stazione sulla, uh, sulla costa, ok? Minimo. Eh, quindi se andiamo a vedere quante sono adesso, non mi ricordo, direi che potremmo essere tra, tra i 50 e i 100, una, una stima un po' così per, per eccesso. Di navi commerciali purtroppo se ne iniziano a vedere, anche se non si potrebbe. C'è qualche crociera per poche persone che se lo possono permettere, si parte dal prezzo sia sui 100.000 euro e ti portano appunto a vedere il continente, si fermano lì sulla banchisa, ti fanno scendere sul ghiaccio, ti fanno dire oh che figo sono in Antartide, guarda il pinguino, ok, sali su prima che arrivi. Ehm, la nave di controllo perché è eh, un'altra un operazione che fanno queste navi oltre all'operazione di oceanografia e di trasporto fanno anche delle operazioni di vigilanza recipro reciproca nel senso che una nave di qualsiasi nazionalità che aderisce al trattato antartico quindi praticamente tutte ogni tanto vanno in visita all'altra altre stazioni fanno dei controlli sul per esempio lo smaltimento dei rifiuti questo eh, è un argomento molto molto sentito eh, c'è stato qualche anno fa per esempio una nave inglese è venuta in visita alla base italiana di Marizzucchelli e ha fatto tutta una serie di con degli ispettori ha fatto tutta una serie di, di controlli così facciamo noi a campione per altro base, quindi ci si controlla a vicenda, no? non c'è un vero organo di polizia ma eh, ci si autocontrolla eh, quante navi spero che aument aumenteranno spero di no, temo di sì la mia risposta troppo soprattutto con le navi commerciali insomma di, di turismo. Ecco, diciamo così. Ok, grazie. Grazie sì, a te. Ma ne nessuno ha risposto alla mia domanda sull'ESA? Perché l'ESA va in Antartide? Cosa ci va a fare in Antartide l'ESA? Dai, pensiamo di modo. non avere la risposta. Lanciatevi, lanciatevi, dai, andate a intuito. Una delle cose che aveva detto Stefano, secondo me può essere illuminante, oddio se questa è la risposta magari la sbaglio, eh? <ride> però so che una, una cosa del genere se la fa. Ha detto che bisogna sapersi arrangiare, perché prima che arrivi qualcuno, in Antartide ci vuole un po' di tempo. Quindi secondo Vai. voi cosa fa fare Ecco questo, ok mi si dovrebbe sentire si sì, mi si sente sì. bene. Eh, la, se, secondo me, l'ESA va in Antartide perché, visto che è un ambiente estremo e che comporta comunque eh, tut, tutta, una, tutta una serie di eh, proced procedure per, per poter sopravvivere lì, eh, allora eh, l'ESA. Le, fa degli studi in Antartide per poi applicarli anche allo spazio, perché comunque sono due ambienti estremi. Sì, questa è una, è una, buona, è una buona risposta. Eh, per, eh, per completarla vi, vi dico che eh, l'ESA considera eh, la base Concordia come il Marte bianco, è stato così nominato, così a slogan. Eh, perché questo? Perché... I periodi in cui si è isolati, eh, quindi parliamo di, di nove mesi, eh, ovviamente sì, più o meno, eh, sono paragonabili, sono quanto di più vicino può esserci ad un viaggio verso Marte, per esempio. Quindi, mm. eh, compiere degli studi eh, sui comportamenti de delle persone. Quindi la maggior parte degli studi si, si focalizza sui comportamenti sociali delle persone. Pensate che ogni inverno vengono condotti degli studi, vengono selezionati almeno 10 studi diversi ogni anno solo dell'ESA da fare sulle persone. Sono studi di qualsiasi tipo, per esempio mi ricordo di un esperimento che era composto di dei semplici microfoni sparsi per tutta la base e dei, eh, degli orologi. Questi orologi eh, avevano un tag per ogni, venivano taggati per ogni stanza e l'esperimento era... Ehm, ricostruire quale persona passava più tempo con quale altra, con quale altre qual era il tono della voce, come parlavano se stavano litigando, se stavano conversando se stavano in silenzio, semplicemente solo per riuscire a ricostruire le, le dinamiche sociali che eh, avvenivano durante l'inverno perché veramente quando si è eh, isolati, si è un po' eh, si può anche perdere diciamo il, mi viene a dire il senso della civiltà comunque, ma le, le abitudini. Pensiamo semplicemente al fatto di svegliarsi a una certa ora, far colazione, pranzare. C'è qualcuno che può dire: ah, chi ha detto che devo svegliarmi alle 7, fare colazione entro le 8, pranzare a mezzogiorno? Io pranzo alle 3 di pomeriggio perché chi c'è che me lo impedisce? Ok, um, quindi si studiano questo genere di, di, di dinamiche. Poi. C'è tutta una parte che riguarda l'organismo che, ehm, che cambia, evolve, per esempio, per la mancanza di luce, c'è una mancanza cronica di, di vitamina D che viene sintetizzata grazie alla luce solare, quindi come si comporta il nostro corpo, come reagisce. Eh, per, tu, sono tutti studi che vanno fatti in previsione di viaggi spaziali molto lunghi, per esempio. Un altro un esperimento bellissimo in cui ho tentato di, di imbucarmi era quello del simulatore della SAIUS. Era eh, stato portato lì, un... c'erano due gruppi, eh, due gruppi per, per studiare, uno di controllo e uno di studio. Oh, grazie, adesso mi viene. Eh, quindi, un gruppo doveva allenarsi ogni giorno col simulatore, quindi proprio, aveva tre schermi che simulavano appunto quello che si vede dai pannelli di controllo, avevano i due joystick più le, le varie manette della, della capsula e una volta completato il training quindi l'addestramento eh, per il volo eh, un gruppo si allenava sempre ogni giorno un gruppo più di rado per vedere come la gente si dimenticava e soprattutto come la performance cambiava performance vuol dire in quanto tempo eh, o in quanto poco con quanto poco carburante riusciva a fare un docking alla stazione spaziale oppure Altri tipi di manovre ne veniva misurato come variava questo durante l'inverno, perché è un'altra un condizione simile ai, ai viaggi spaziali, che si ha a concordia, è la carenza di ossigeno. ok C'è cioè, eh, poco ossigeno, a, a perché c'è la, la pressione bassa, parliamo di eh, si abbassa addirittura vicino ai 500 millibar durante l'inverno, quindi mezza atmosfera, e, okay. E perché ce n'è poca anche nei viaggi eh, spaziali? Perché semplicemente è perché l'ossigeno pesa, <ride> portare su qualche bombola d'ossigeno eh, inutile è uno spreco di carburante, quindi si cerca di capire qual è il minimo necessario per garantire eh, le, le funzionalità intellettive di tutto quell'equipaggio senza eh, esagerare, per esempio. Sei, sei muto, Corrado. La Soyuz per uh, i ragazzi è la navicella russa. Forse già lo sapevate, sì, sì. L'unica in grado di, di, di attaccarsi alla stazione spaziale fino a pochi mesi fa, insomma. E adesso ce la Dragon, No, va bene. Anche il fatto di Marte bianco <clears throat> e paragonare l'Antartide a, a eh, come hai detto tu a Marte bianco cioè eh, poi alla fine l'isolamento eh, vivere in gruppo eh, è un, un giusto paragone mi sembra di averlo letto su un articolo eh, che girava in, in rete per quanto riguarda la missione perché seguo il canale di, di Italia Antartide Ok, sì, sì, sicuramente è stato un servizio di qualche telegiornale. Che... Sì, sì, esatto, sì, sì. ok. Daniele, hai qualche domanda? Passo alla prossima domanda. Vai. Vai. Sì. Okay. Io vi saluto e vado perché devo mandare il pezzo in redazione. Quindi per me arriva il momento in cui devo mollare completamente, non posso neanche più sentirvi con un orecchio periferico. Ringrazio Stefano, ringrazio i ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Grazie. Allora, passo alla prossima domanda. Perché cercate il mercurio nell'atmosfera? Allora, il mercurio nell'atmosfera lo cerchiamo perché è un indicatore forte di attività umana, di come attività inquinante. Eh, in quanto non ce ne si può escludere abbastanza... Perentoriamente eh, la, la presenza di mercurio in atmosfera eh, derivante da attività naturali, quindi eh, cerchiamo questo per, um, come buon indicatore di, di inquinamento in atmosfera. Eh, come sono fissate le strutture a terra se il ghiaccio sotto si sposta? Ottimo. Sono eh, fissate con delle palafitte. Hai visto prima quando ti ho fatto vedere da vicino, ehm, anche il mio shelter, quindi il mio chalet, ci sono delle scalette per salire di metallo. Quindi, tutta la struttura di metallo eh, sotto palafitta serve appunto per, ehm, ehm, per mantenersi su questo ghiaccio che, che si muove, questo eh, se non si fa, come non si è fatto per esempio per il campo estivo, eh, dove immaginatevi una, di nuovo dei, dei container messi tutti in fila con le, le pareti eh, di mezzo tolte. Eh, questi sì, si flettono no? perché comunque nel muoversi il ghiaccio non rimane perfettamente parallelo, quindi basta anche solo una pendenza di, di pochi percentuali, anche su, inferiore all'1%, per letteralmente aprire la struttura e far emergere il ghiaccio dal da pavimento, non, che non è il massimo di comfort. Addirittura i, i piedi della base, quindi le fondamenta, eh, sono eh, regolabili, sono in realtà le colonne, sono dei, dei giganteschi eh, pistoni, se vuoi, eh, che possono essere regolate, quindi l'assetto della de base, le due le due torri della base può essere regolato con dei martinetti idraulici per mantenere livellato ed equidistante le, le, le due torri. Interessante. Prossima. La prossima domanda è: oltre ai francesi e gli italiani, quali altre nazionalità ci sono a Concordia? Allora, solitamente eh, abbiamo il, il medico dell'ESA, che appunto è l'altro eh, dottore inteso come dottore di base, ehm, della base durante il periodo invernale, quindi c'è almeno un minimo di, di ridondanza perché se si ammala il dottore, chi fa il dottore? Questa è la domanda principale, eh, che, eh, che appunto fa, fa gli esperimenti per quanto riguarda il corpo durante periodo invernale e solitamente questo è di un'altra nazionalità di, a differenza dell'italiana o francese potrebbe essere uh, ne visti inglesi uh, belga uh, tedeschi um, comunque sempre appartenenti al, al circuito dell'esa um, non ci sono molti altri uh, altri uh, scienziati che, che permangono a, a Concordia per un lunghi, periodi, lunghi periodi, intendo dire più di una settimana che non siano italiani e francesi, proprio perché la base è, è operata da queste due nazioni e danno forte precedenza a, a, al personale, a meno che non ci sia del, del personale di uno specifico progetto, come è stato per esempio nel nostro, nel, nel nostro caso, eh, in cui faceva parte anche la Spagna per un certo periodo del nostro progetto, abbiamo... C'è stato un mio collega spagnolo che, che è venuto là in quel periodo. Per brevi periodi, come base di scala, invece, potrebbero esserci stati de, degli americani, de, sicuramente ci sono stati um, degli australiani, almeno per quello che, che, che ho visto io. E un canadese una volta, quindi um, sì, di, diversi, diverse nazionalità sicuramente. Alla base della stazione Zucchelli sei mai stato? c'è cioè, qualche gruppo di italiani che fa a Concordia e poi si sposta alla stazione Zucchelli per continuare gli esperimenti? Allora, sicuramente sì. Uh, beh, per sì, esempio sì. eh, c'è um, la traversa scientifica, così chiamata, quindi immaginatevi quella carovana... Avete visto che portava i riferimenti. Eh, C'è anche la versione scientifica, quindi con solo personale prettamente scientifico eh, che deve occuparsi di perforazioni eh, o di esplorazione di nuove perforazioni eh, nelle zone. Di solito quello partono appunto da Mario Zucchelli e eh, arrivano fino, fino a Concordia. Eh, nel mentre testano i, i possibili siti di perforazione, quindi sicuramente eh, sì, ci sono diversi. Scienziati che, fanno, che visitano, diversi alcuni, che visitano per esempio il personale me meteo, può fare dei periodi a Concordia, dei, dei periodi a Zucchelli. No, ottimo. E ovviamente eh, la differenza tra le due basi, eh, la stazione di Zucchelli è proprio vicino sulla costa? Sì, sì, assolutamente sulla costa, tant'è che ci attracca la nave molto vicino, quando si spacca il pacco e si scioglie è una base che ehm, non, non ha winter over quindi non ha personale che rimane lì tutto l'anno è aperta solo d'estate quindi solitamente um, a metà ottobre il, il primo personale quello che apre la base eh, viene portato a, a stazione di McMurdo, che è comunque lì vicino parliamo di tre ore di elicottero non ricordo male viene portato in elicottero nella base che è completamente chiusa e lì si fanno le prime operazioni di, di apertura quindi varie procedure per rendere operativa la base mentre invece uh, a concordia non siamo neanche sicuri che la base possa sopravvivere ad un inverno senza, senza personale insomma ok altre ah, domande Passo all'ultima domanda allora. Sì. Avete una stampante 3D per poter creare dei pezzi particolari o un caso di rottura, fare dei pezzi di ricambio? Questo, con questa domanda hai toccato un punto dolente, della, <ride> proprio personale. Eh, vabbè, cercherò di rispondere lo stesso. Eh, in realtà no, non ce l'abbiamo ancora, eh, credo. è eh, Non delle proposte che ho fatto di, di acquisto, proprio perché... È ormai è diventato uno strumento imprescindibile per un, per un posto de, del genere. Pensiamo, parlavo prima della, della, della ferramenta che non c'è eh, a breve distanza. Eh, qualsiasi pezzo eh, che si rompe lì e non, non può essere, non, non essere approvvigionato in tempi brevi, tempi utili, deve essere fatto sul posto, ok, ci sono. Un, comunque, sono delle macchine sono frese, c'è un tornio, eh, trappani a colonna eh, non numero sufficiente, insomma degli utensili. Ci sono eh, chiaro che eh, ci sono dei, dei, dei pezzi che sono presso fusi di, di, di plastica che, a cui sarebbe più indicato l'utilizzo della stampante 3D. C'è anche un, alt un altro fattore da considerare: come si comportano queste termoplastiche a temperature rigide. Vi ho parlato di meno 20-30 gradi. Eh, questo durante l'estate, avete già visto un meno 47 con quel, l'inizio di novembre, eh, durante l'inverno si arriva a meno 80. Okay. Eh, la plastica, già, le, le plastiche normali, lo stesso PVC fa fatica a resistere, eh, soprattutto se non è in posa fissa, si, si sbriciola. Okay. Eh, io ho visto. Eh, i gli unici cavi che, che resistono sono quelli in silicone, che resistono e rimangono flessibili, sempre co con, eh, con grano salis, perché comunque i, fili all i filamenti all'interno di, di rame sono belli duri, questo anche già, già d'estate, quando eh, porti un cavo fuori deve sempre portarlo svolto, perché se lo porti arrotolato poi fai molta fatica e rischi di, di spezzare l'intrecciamento che c'è all'interno, la, la, la trefolatura. Eh, quindi, quindi sì, bisogna, eh, da, in realtà sarebbe un, un, ottimo, un ottimo studio di, di, di test, eh, proprio di banco prova per materiali termoplastici, per la resistenza a, a queste temperature. Ovviamente c'è un tutta una serie di, di applicazioni, un campo applicativo che viene fatto a temperatura ambiente. A che ne so, la, la manopola del, del frullatore che si rompe, la ristampi, l'attacchi, la quella sta sempre al caldo, quindi non c'è ragione di, di dubitare della, della bontà della cosa. Eh, sì, chiaramente eh, voi che siete giovani e bravi e tutti eh, schillati, mi piace dire, io, pieni di risorse, sapete, eh, sapete perfettamente usare un CAD e quindi disegnare un oggetto, sapete mandarlo in stampa. Eh, sapete co come eh, fare un setup di una stampante 3D quindi eh, capire cosa può, cosa può guastarsi come, non, cosa può, come si pulisce un ugello per esempio o quali sono i, i problemi delle, delle stampanti 3D che no, a tutt'oggi non si possono dire del tutto plug and play se, a parte qualche semiprofessionale insomma quindi eh, questo, con questo cosa voglio dire ci serve, serve comunque del personale specializzato e non sempre si trova eh, soprattutto durante, durante l'inverno oltre al fatto della conservazione dei, dei filamenti pensiamo eh, solo al PLA eh, si sì, è vero che non, che non adora l'ambiente umido ma detesta l'ambiente molto secco quindi eh, un problema di conservazione di, di un filamento aperto eh, potrebbe essere grave, Ti rischi di trovare l'anno dopo che il filamento si sbriciola man mano che, che viene sottolato, per esempio. Quindi ci sono diversi punti, le, le potenzialità ci sono tutte, eh, mi auguro che in un futuro molto molto prossimo vengano studiate e vengano messe insomma eh, vengono messe in operazione anche una, una stampante 3D. Comunque per adesso la risposta è no, troppo. In futuro ritornerai a Concordia? Ma in realtà avrei dovuto essere in questo momento a Concordia, ma purtroppo sappiamo com'è andato il 2020, quindi speriamo che le cose migliorino e di andare al 2021. Perché avete visto nelle slide che a malincuore smontavo a pezzi il telescopio, ecco sì. la prossima volta che ci incontreremo mi auguro di farvi vedere delle slide in cui rimonterò tutti i pezzi, insomma. <ride> Beh, questa è la promessa assolutamente okay. <ride> grazie mille ah, sono le sei eh, credo che possiamo concludere qui anche la dieta se non ci sono altre domande curiosità no però finita. non abbiamo più ricevuto niente ah, va bene poi mm -hmm. ovviamente ci lascerai tanto il tuo indirizzo e meglio ce l'abbiamo se mm -hmm. poi ti, quando vedranno le classi in differita l'evento e anche altre classi, se ci sono altre domande te le inviamo. Senza problema, assolutamente. Ok, allora Giorgio Claudio puoi chiudere lo streaming? Ottimo. ottimo.